Proseguono sul territorio alessandrino le azioni di protesta degli attivisti No TAV, No Terzo Valico Ferroviario. Ieri un blitz nella zona di Pozzolo Formigaro, nel Novese, l'area dove dovrebbe sorgere la più grande cava fra quelle previste per il Terzo Valico dei Giovi. Il servizio. Il movimento dei contrari è nuovamente sceso in strada per dire no all'opera del Terzo Valico. Al presidio di Pozzolo Formigaro, in località Brusadini, al termine del pranzo, fissato per le 12.30, si è tenuta una manifestazione che, come era stato annunciato dal volantino informativo, ha visto abbattute le reti della Romanellotta. Sessazione, a sorpresa, è avvenuta anche a Serra Valle Scrivia. Questo tipo di metodo, per chi si oppone all'opera, viene visto come l'unico strumento per difendere il territorio. A Pozzolo il serpentone umano, che è avanzato sotto il sole, ha voluto così concretamente esprimere la sua voce per tutelare la salute e la terra alla stregua di quanto riportato nei manifesti propedeuci il corteo. Gli oppositori al Terzo Valico, per la seconda volta, dopo il corteo di fine febbraio, hanno raggiunto il cantiere aperto presso la cascina Romanellotta, in un luogo dove, per il movimento No TAV Terzo Valico, sono iniziati lavori preparatori per realizzare, dicono, quella che dovrebbe essere la cava più estesa di tutta la linea, con una superficie, continuano, equivalente a 160 campi da calcio, dove, sempre secondo gli oppositori all'opera, verranno estratti 2 milioni di metri cubi di ghiaia, che sarà, a loro parere, sostituita con altri tanti metri cubi di materiale inquinante. La zona della potenziale cava è stato l'oggetto, anche questa volta, dell'azione che ha visto togliere da parte dell'eterogeneo corteo la recinzione. Per chi dice no al Terzo Valico, l'infrastruttura è definita uno spreco delle risorse pubbliche e una devastazione del territorio. La manifestazione, giunta dopo quella recente di Arquata Scrivia, ha evidenziato ancora una volta quanto la tematica Terzo Valico sia all'ordine del giorno nel territorio novese, dando l'idea, il nitido sentore, la sensazione, la percezione, quasi la certezza che la rimarrà ancora per molto tempo.